Cerimonia di premiazione all'anfiteatro della scuola Michele Abbate dei vincitori del concorso sul tema dell'alimentazione dedicato ad Aldonaro, il giovane medico sancataldese tragicamente scomparso il 14 febbraio del 2014. Un percorso per scoprire corretti stili di vita, tra cui una sana alimentazione, che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King in una serie di incontri promossi in sinergia con l'ASP e l'Ordine dei Medici di Caltanissetta. Un progetto che ben si sposa con l'educazione alimentare rivolta ai più piccoli e che ha visto a loro disposizione delle loro famiglie all'interno della scuola anche uno sportello curato dalla dietista Anna Carletta. Il percorso di educazione alla salute alimentare è un percorso privilegiato da questa scuola per educare le giovani generazioni a una sana e corretta alimentazione attraverso anche il rispetto dell'ambiente e le tradizioni gastronomiche locali. Se abituiamo i nostri bimbi a mangiare in maniera sana, ad avere degli stili di vita anche motori, sani, sicuramente andranno incontro molto più difficilmente a delle patologie nell'età più adulta. Ricordiamo tra l'altro che l'obesità già è nei primi anni di vita che si manifesta e che si mantiene poi per tutta la vita. Primo premiato dalla giuria composta da Giancarlo Grasso, componente dell'Ordine dei Medici, e dalle insegnanti Maria Grazia Giammorcaro e Melina Caci, Francesco Centorbi, della terza A della Michele Abbate. Assegnati anche due premi speciali alla terza A e B della Scuola Santa Flavia e della terza A della Michele Abbate. Sono molto contento. Aldonaro era un medico laureato da poco in una discoteca solo per un cappellino e se n'è andato. Per mangiare sano bisogna mangiare un po' di tutto, però con moderazione. Aldo aveva scelto la professione medica non come impiego o come, diciamo, attività lavorativa, aveva scelto la professione medica per passione. La professione medica non soltanto in sé per sé, ma anche in quanto attitudine, abitudine agli stili di vita. Lui stesso praticava molti sport, frequentava la palestra e si dava da fare per mantenersi in perfetta, in una linea perfetta. Era medico, era riuscito a diventare medico con ottimi risultati e dunque chi meglio di lui può rappresentare stasera qui, diciamo, questo premio che viene dato a questi ragazzi di questa scuola che chiaramente chiedendo chi fosse Aldonaro potrà apprendere le notizie che ho appena detto.